Un gol di Filosa nelle primissime battute di ripresa e voilà, il gioco è fatto. Il Foggia ricambia con gli interessi lo sgarbo subito all'andata e conquista 3 punti di platino in ottica promozione, che sarebbe stato tutt'altro Foggia rispetto a quello battuto all'andata a Lamezia, lo sapevano tutti, anche chi calabrese all'andata non li guidava, il caso di Raffaele Novelli, ex di una gara che almeno per i primi 45 minuti all'insegna dell'avarizia, intesa come emozioni e palle gol che scarseggiano per tutta la frazione. Al resto pensa a un terreno di gioco che definire in condizioni disastrose è forse dire poco, e il cui stato è ulteriormente aggravato dalla pioggia battente. Ne fa le spese una manovra frammentaria con qualche parvenza di fraseggio che pure è una delle armi della squadra di Padalino. Il tecnico del Foggia ha comunque la vista lunga, preferisce in avvio Filosa allo Iacono, quasi presagendo che potesse essere la sua giornata. Si procede al piccolo trotto per quasi tutto il primo tempo, con qualche spunto qua e là, ma col taccuino semivuoto di appunti significativi. La gara ha un sussulto nel finale di frazione, quando gli animi dei calabresi si accendono per un presunto fallo in area di rigore del Foggia. Il Lamezia chiede il calcio di rigore e le proteste veementi costano caro ad un altro ex, Toni D'Amico, ex centrocampista rossonero e attuale vice di Novelli. Le cose cambiano, sia pure relativamente, nella ripresa, perché il Foggia pare essere molto più aggressivo e soprattutto sembra essere passato per il distributore della convinzione, dove ha fatto il pieno dell'idea di poter tornare a casa col bottino pieno. I rossoneri sfiorano la marcatura con Cavallaro, che tutto solo davanti al portiere sparallato, e con un calcio di punizione di Agnelli che esalta Placenti. Dall'altra parte Narciso risponde presente su Del Sante, poi il graffio decisivo di quelli da grande squadra, capace di colpire al momento opportuno. Il gol lo realizza Filosa e alla borsa del campionato vale quanto l'oro a 24 carati, perché blinda i 3 punti e avvicina sempre più l'obiettivo. Il segmento finale della contesa regala poco altro ancora, se non la solita girandola di cambi, i debutti di Chiere, Matenga e Forte e qualche piccola scossa che non scuote il risultato. Passa il Foggia, che accorcia dalla vetta e allunga sulle inseguitrici, dita incrociate, ma la sensazione è che il traguardo Agnelli e soci lo taglieranno molto prima del previsto.